buongiorno a tutti e cercherò anche io, che non ho notoriamente il dono della sintesi, di essere nei tempi che mi sono assegnati, però per facilitare il compito forse posso già mettere a disposizione alcune schede che consentiranno al Consiglio di seguire le cose che dirò, anche perché sono delle schede di confronto tra e di continuità che possono sicuramente aiutare nell'ascolto, quindi se sono a vostra disposizione. Allora, partiamo subito dall'obiettivo. Nelle linee programmatiche del sindaco c'è la realizzazione di una scuola inclusiva e partecipata che sia centro e motore della vita di comunità, libera dai pregiudizi, dall'ignoranza e che tuteli il diritto all'istruzione. È un obiettivo ambiziosissimo, è un obiettivo centrale su cui l'amministrazione De Magistris non è mai venuto meno, è un obiettivo che risente anche di due elementi che vorrei preliminarmente segnalare a voi. Il primo è la duplice natura delle competenze del Comune per quel che riguarda il segmento della scuola e dell'istruzione, perché da un lato gli enti locali sono apparentemente semplicemente deputati a fornire dei servizi a sostegno e supporto del diritto all'istruzione che dovrebbe essere prevalentemente garantito dallo Stato. Dall'altro però, e quindi servizi a sostegno come la cura degli spazi, la garanzia dei libri di testo, la garanzia di servizi legati all'inclusione, ai disabili, alla rifezione. Dall'altra però, mi preme segnalarlo, in realtà il Comune è il depositario in prima istanza delle richieste che vengono dalle scuole e dai cittadini, è depositario in prima istanza delle condizioni perché questo diritto si realizzi realmente, dal momento che ha anche delle proprie scuole e delle proprie progettualità. E quindi la priorità dell'amministrazione è stata sempre difendere questo diritto indipendentemente dai vincoli e dai lacciuoli e dalle difficoltà che si sono frapposte al nostro lavoro e che finora abbiamo sempre ampiamente superato. Un secondo elemento utile, sul quale sarò più breve, è segnalare all'Aula che le competenze relative al segmento scuola-istruzione sono, ai sensi del regolamento del decentramento del Comune di Napoli, suddivise con, e quindi divise tra, anche le 10 municipalità, il che ha comportato per la sottoscritta, per l'impegno continuo e quotidiano, a un raccordo, a far sì che il supporto offerto alle municipalità per le competenze che erano loro proprio si traducesse anche in un'equa attenzione, indipendentemente dai diversi indirizzi e dai diversi progetti municipali, in un'equa attenzione su tutte le scuole della città, perché nessun bambino che sia nato a Scampia, al centro, al Vomero, dovesse avere opportunità differenti. Per esigenza di sintesi, quindi, relazionerò su 4 nodi fondanti legati all'azione dell'amministrazione. Ovvio che c'è molto altro che potrei dire, ma non voglio tediarvi. Il primo nodo sono nidi, servizi educativi e scuole comunali. Il secondo, la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica, troppo spesso trascurata, ma è una chiave fondamentale per lo sviluppo della nostra città. Terzo, riguarda i servizi propriamente detti, cioè la refezione, i libri e tutti i servizi legati al diritto allo studio e all'inclusione scolastica. E quarto, l'edilizia scolastica. Procedo con rapidità. Servizi educativi del Comune di Napoli sono suddivisi, come voi ben sapete, in nidi e sezioni primavera, scuole dell'infanzia e anche le ludoteche comunali, che però sono in capo al welfare. A questi servizi, cioè nidi e sezioni primavera che sono di diretta competenza comunale regolati da una norma regionale, scuola dell'infanzia che, laddove essa è comunale e paritaria ai sensi della legge del 62 del 2000, si affiancano nell'offerta educativa cittadina le scuole dell'infanzia e le scuole del primo ciclo statali, non di diretta competenza del Comune se se ne eccetto all'edilizia, le scuole dell'infanzia, sezioni primaveria e nidi privati, che dovrebbero anzi ricevere l'autorizzazione al funzionamento dal Comune di Napoli come da regolamento regionale, e infine i nidi PAC che nascono negli ultimi anni, sono nidi comunali a gestione indiretta perché finanziati attraverso il piano di azione e coesione dal Ministero dell'Interno. Precisione fondamentale da fare è che mentre le scuole dell'infanzia sono scuole paritarie,
e ricevono un piccolo, anche se simbolico, finanziamento dal MIUR, gli asili nido sono al contrario, i nidi sono al contrario, secondo la norma che ancora non si è mossa, che è quella del 31-12-1983, servizi a domanda. Ora, questo aspetto non è privo di conseguenze, perché ad un attento studioso della norma risulta evidente che definire il nido, che nel percepito collettivo di una cittadinanza è un elemento chiave per la crescita dei bambini, come un servizio a domanda, ha due dirette conseguenze. Innanzitutto quello che secondo la norma i servizi a domanda per ex legge non sarebbero essenziali, al contrario, in caso di difficoltà finanziarie, come per esempio di dissesto o predissesto, dovrebbero essere totalmente a carico dell'utenza che li richiede. Quindi tutto il costo di quei servizi dovrebbe ricadere sugli utilizzatori, i genitori, con buona pace di chi li considera diritti, ma soprattutto con buona pace di chi addirittura si augura in certi casi lo sfascio, il dissesto, perché in quei casi lì, è bene dirlo, questi servizi sarebbero i primi a perire. In più, come dice la norma, come recita la norma, i nidi sarebbero servizi che non possono essere erogati in caso di difficoltà finanziarie, potrebbero, sono i primi ad essere messi a rischio. Accanto ai nidi c'è la refezione. Ora, come si è comportato il Comune di Napoli in questi anni? Perdonatemi se cerco di dare continuità al ragionamento. Innanzitutto, noi abbiamo mantenuto sempre ferma, senza arretrare di un passo, la natura totalmente pubblica dei nostri nidi, a differenza di quello che accade, sta accadendo ed è accaduto in altri comuni d'Italia di fronte alla crisi economica. Cito tra i più famosi, i esempi più chiari, quello di Torino, quello di Firenze. È il primo elemento da ricordare a chi volesse seguire confronti sulla qualità, perché è ovvio che un conto è gestire direttamente e caricarsi di tutti i costi, un conto è affidarli a terzi. Tra l'altro, in questa città i terzi potrebbero fare una concorrenza profondamente sleale se, come è venuto fuori, e qui passo alla seconda azione che abbiamo messo in campo, con un sistema di controlli gestito dalla Polizia Municipale, ringrazio Alessandra Clemente perché questo lavoro sta andando avanti con grande efficienza, viene fuori che spesso noi abbiamo strutture e nidi privati che non si fanno autorizzare, esercitano, diciamo, abusivamente, e noi stiamo lavorando all'emersione di queste strutture. Attenzione, qui ci tengo a ribadire che l'emersione di coloro che non chiedono l'autorizzazione all'esercizio del diritto dell'istruzione è a tutela dei bambini, ma a tutela delle loro famiglie, ma anche una ricaduta fondamentale, perché questa emersione non è fatta per far chiudere i nidi privati, ma al contrario, per far aumentare la presa in carico di un sistema integrato sulla nostra città, in modo che tutte le famiglie possano goderne in pari condizioni di accesso e sicurezza. Terzo aspetto che vorrei sottolineare, come dalla scheda che potrete trovare, i nidi sono in un trend di continua crescita, perché dai 34 nidi del 2011 ai 45 del 2015-2016 siamo passati agli attuali 54 con il piano PAC e arriveremo a 65 alla fine della realizzazione di tutti i fondi PAC. Attenzione, sui PAC faccio un attimo un passaggio: stiamo per aprire il 55esimo nido a Via Ramaglia, le municipalità che sono destinatarie dei fondi stanno spendendo il secondo riparto, esiste oggettivamente un disallineamento tra i tempi, diciamo, dell'utenza, i tempi necessari per garantire continuità ai servizi e il modo in cui vengono erogati le risorse, ma
fino a questo momento, ad un monitoraggio costante che teniamo insieme alla direzione generale, non un euro di quei fondi, grazie anche al contributo del Consiglio Comunale, a cui io porto le istanze delle municipalità attraverso proposte al Consiglio di variazioni di cronoprogramma. Ebbene, grazie anche a voi, grazie all'aiuto di tutti noi, le municipalità stanno spendendo fino all'ultima riva. Nel 2019, se continua così, avremo 65 nidi in questa città. E qui si pone, faccio un altro passaggio, un'altra cosa, ancora quest'anno e l'anno passato abbiamo assicurato il personale alle scuole a gestione diretta, che per quello che diceva poco fa l'assessore Panini, comprenderete, non è un'ovvietà. Non solo non è un'ovvietà, ma va detto che questo è uno dei pochi comuni che nelle condizioni difficili in cui si trovavano i comuni negli anni passati ha fatto un concorso per 370 maestre ed educatrici di asili nido. Non voglio gloriarmi della passata consiliatura, posso dirvi che quest'anno sono stati inseriti 28 insegnanti a tempo determinato a completare il novero di quei 370, 11 educatrici a tempo determinato attinte dalle nostre graduatorie, 74 maestre attinte dalla graduatoria del MIUR divise in 14 su incarico di maestra comune e 60 con incarico di sostegno, nonché 15 maestre attinte ad una graduatoria specificamente creata nel mese di settembre, per un totale, lo sottolineo, di 117 immissioni tra tempo indeterminato e tempo determinato. Perché questo? Per poter consentire, visto che il piano di riequilibrio ci impedisce le supplenze, di mantenere il livello del funzionamento. Ora, cosa c'è nell'immediato futuro? Lo dico subito, ci sono, come vi ho detto, 65 strutture e c'è, e qui chiudo su questo piano, c'è una norma, il decreto legislativo numero 65 della cosiddetta buona scuola, che dovrebbe distribuire le risorse ai comuni per poter coprire la gestione, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi. Ebbene, è stato più volte segnalato, ma è stato evidenziato sin dal 2016 dall'assessorato, o meglio, in sede ANCI, da Napoli e Palermo, uniche città che segnalarono che in quel decreto c'erano dei criteri che danneggiavano il Sud. Quando il decreto è diventato norma e ha generato il piano di riparto nel 2017, anche la stampa si è accorta del fatto che nel riparto il Sud è danneggiato rispetto al Nord. I soldi veicolano più su chi i nidi ce li ha già che su chi i nidi li deve ampliare. Ciò accade attraverso un meccanismo un po' perverso, che è stato segnalato da tutte le forze politiche, devo dire. Il meccanismo è questo: nel momento in cui si computa il numero dei totale della platea scolastica, ovviamente alcune regioni ricevono la maggior parte del finanziamento, Lombardia, Lazio e Campania sarebbe la terza. Nel momento in cui si computano gli iscritti ai servizi educativi, il numero degli iscritti ai servizi, ma non ai servizi 06, bensì solo ai servizi 03, è ovvio che a quel punto il Sud ne esce sconfitto. Dai 20 milioni del riparto che la Regione Campania doveva ricevere, ne ha ricevuti 13. Siamo in attesa, come Comune di Napoli, di sapere di questi 13 milioni Napoli quanti ne riceverà. Ovviamente la preoccupazione è che questo decreto doveva agire quello che, come delegata ANCI in sede di osservatorio nazionale alle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza, noi abbiamo fatto scrivere nel piano nazionale per l'infanzia. Vi consiglio di leggere a pagina 54 l'azione 2.4, laddove noi come ANCI, insieme alle associazioni, alla CRC, abbiamo voluto che in quel piano ci fosse scritto superamento del concetto di servizio a domanda individuale per i nidi e copertura al 50% da parte dello Stato. Finora questo non è avvenuto. Il quadro va modificato, e va modificato con una buona politica nazionale. Dispersione scolastica. Dispersione scolastica: noi abbiamo da sempre la competenza, con una procedura, di monitorare gli abbandoni scolastici. È una competenza che però ovviamente risente della farraginosità
tanto più che col decreto che con la semplificazione di Calderoli qualche anno fa è stata buttata una legge fondamentale, che era quella che consentiva di sanzionare anche la dispersione scolastica alle scuole medie. Ciò nonostante, noi continuiamo ad attivarla questa procedura e l'andiamo migliorando in un'interlocuzione con la Procura della Repubblica, con il procuratore Danino e con Maria De Lutzenberger del Tribunale dei Minori, che di recente ci ha riconosciuto che siamo gli unici ad attivare questa procedura. Naturalmente è necessario però anche qualche azione, non a pioggia come quelle finanziate con i PON, ma qualche azione mirata. La stiamo prevedendo con la 285 attraverso un percorso di ascolto e concertazione con le scuole, perché non si combatte la dispersione scolastica senza ascoltarle, senza cioè che siano esse a individuare i destinatari. Il sistema dei bandi spesso e volentieri danneggia le scuole stesse, perché ne fa il luogo di un mercato. Viceversa, noi con un percorso di ascolto che ha tenuto insieme il privato sociale, il comune e le scuole, abbiamo costruito un modello diverso di coprogettazione sul quale investiamo i non potenti fondi che abbiamo, cioè quelli della 285 legati alla dispersione scolastica. Stanno per partire 4 progettazioni per l'intera città su 4 lotti di 400.000 euro, di cui ho già relazionato ampiamente anche in sede di commissione. È in cantiere anche, passo ad un tema che sicuramente può suscitare la curiosità, i servizi di supporto al diritto all'istruzione, primo fra tutti la refezione scolastica. È troppo facile, temo, per questo vi chiedo la cortesia di guardare le schede che ho predisposto, dimenticarsi che la refezione scolastica è esso stesso un servizio a domanda individuale, è esso stesso un servizio per cui moltissimi comuni fanno pagare totalmente la copertura all'utenza, è esso stesso messo a rischio sempre dai vincoli stringenti del bilancio, ma ciò nonostante il Comune di Napoli non è mai fatto un passo indietro nel garantirla a 30.000 famiglie di questa città, che equivale a dire, per la precisione, quest'anno 28.371 utenti divisi su 50 sezioni primavera, 75 scuole comunali, 95 scuole statali, attraverso un appalto a 10 ditte fornitrici. È recente anche il ricordo del ritardo con cui è stata aggiudicata quest'anno. È inutile non riconoscere che c'è stata una criticità gestionale, però a me dispiace, e per questo sono contenta che il sindaco abbia voluto darci la parola, che quella criticità abbia oscurato i passaggi che sono avvenuti in questi anni, progressivamente dallo scodellamento che citava poco fa il mio collega, in direzione del miglioramento e soprattutto della partecipazione della città alla qualità di questo servizio. Ora avrete modo di vedere in una delle schede che la grande novità introdotta in questi anni riguarda prevalentemente l'organizzazione della riscossione, e se è vero che il tema della riscossione è un tema che preme a questo comune, allora attraverso un benchmark di confronto col passato e con altri comuni scoprirete che l'informatizzazione del servizio è già avvenuta per quanto concerne la refezione scolastica, che mentre prima noi prendevamo e caricavamo dati dalle scuole di cui non conoscevamo la fonte e accettavamo che un sistema di controllo a campione ci consentisse di vedere chi pagava e chi no, oggi abbiamo un sistema di controllo censuario, abbiamo un archivio dei 30.000 utenti, abbiamo l'allaccio alla banca INPS, nonché all'anagrafe scolastica. Per farvi un esempio, è stato raggiunto nel mese di luglio, sono state raggiunte a casa 6.753 famiglie che non da cui risultava dal programma un debito nei confronti del Comune di Napoli. Un'operazione banalissima fatta attraverso una mail che ha comportato il rientro di 73.000 euro. Certo, è una progressione che ci consente di assicurare quella copertura del 36% che per noi è un obbligo di norma. Anche i libri di testo, finalmente abbiamo informatizzato la procedura,
i ragazzi ricevono il buono libro a scuola, il primo giorno di scuola, perché c'è un elenco, c'è un database che consente questo, e in più quest'anno abbiamo allineato anche i contributi per la scuola secondaria. Un ultimo elemento, l'edilizia scolastica. Allora, la nuova consiliatura ha avuto chiaro sin dal principio che certamente molto era stato fatto nonostante la povertà dei mezzi, ma non tutto poteva essere fatto se non attraverso fonti di finanziamento che non venissero dal bilancio comunale. Non era più pensabile, ma non è pensabile per nessuno dei comuni, utilizzare soltanto il bilancio comunale per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in una città che di immobili ne ha ben 400. Ora, essa è in capo alle municipalità, come è noto, e naturalmente noi agiamo sempre come giunta e come amministrazione, ringrazio anche il Consiglio che ci dà una mano, a supporto delle municipalità quando si trovano in difficoltà di fronte alle emergenze. Soltanto per riferire quel che è accaduto nel mese di novembre e dicembre, la giunta comunale ha approvato una delibera di 160.000 euro per le scuole di Chiare, di 100.000 euro per la seconda municipalità, il plesso Pontecorvo, di 135 per il plesso Madornelle, di 130 per il plesso Kennedy. Ogni volta che una scuola rischia di chiudere è perché interdice gli spazi a tutela dell'incolumità degli alunni, non in quel momento tutta l'amministrazione comunale è pronta. Ma è necessaria una programmazione di tipo strategico ed è quella che abbiamo messo in campo. Abbiamo messo in campo una programmazione innanzitutto che ci ha portato tra il 2016 e il 2017 a chiudere delle azioni che avevamo intrapreso precedentemente. Ne ricordo solo due per brevità, Musto e Fedro, che molti di voi conosceranno, dove è stato finalmente acquisito il suolo che ci consente di restituire a questa città un plesso scolastico, anzi due plessi scolastici totalmente nuovi, che diventeranno quindi patrimonio edilizio dall'anno prossimo, e il caso della palestra De Amicis, che giaceva da più di 10 anni incompiuta e su cui con una devoluzione mutui abbiamo completato i lavori di ristrutturazione. Questo per il passato. Poi con i 2 milioni del patto per Napoli, perché l'amministrazione ha messo al centro del patto per Napoli l'edilizia pubblica e l'edilizia scolastica in modo particolare, abbiamo affidato attraverso un protocollo con gli ordini professionali ben 1,5 milioni di euro perché si faccia il CPI, il certificato di prevenzione incendio, in tutte le scuole della città. In certi casi si tratterà 120 casi di rinnovo e in 100 casi di CPI ex novo, in modo tale che tutte le scuole della città abbiano il proprio certificato di prevenzione. Preciso che essendo tornata da poco da una conferenza di cittadinanza attiva dove intervenivo come relatore, il Comune di Milano lì ha dichiarato che l'assessore ai lavori pubblici, che è l'assessore all'edilizia scolastica, che loro ci metteranno 5 anni. Noi contiamo di farcela in questo anno solare. Ancora, con il PRM attraverso il fondo Kyoto ha ottenuto e è stato ammesso al finanziamento per 1.600.000 euro dell'efficientamento energetico della scuola baracca Vittorio Emanuele sui quartieri spagnoli, altro territorio difficile, altra palestra che si recupera. Abbiamo aggiudicato una gara per consentire l'allacciamento e l'attivazione degli impianti fotovoltaici, 11 impianti fotovoltaici che giacevano inutilizzati perché le scuole li avevano realizzati con i fondi FESR dal 2007 al 2013 e non li avevano mai allacciati. È in campo un'azione di riduzione sistematica dei fitti passivi che coinvolge e coinvolgerà molte scuole della città, e in più, chiudo, in questo momento gli uffici stanno lavorando per presentare progetti ai bandi PONFESR. L'avviso pubblico è uscito il 16 luglio, il 29 agosto ho riunito tutti i tecnici delle municipalità intorno al PRM e in questo momento si sta lavorando per caricare progettualità per accedere a finanziamenti che per la Regione Campania sono 100 milioni di euro. Secondo una ripartizione, diciamo, della lavandaia, un conto della lavandaia, contiamo di presentare progetti per almeno 20 milioni di euro, un quinto di quelli della Regione. Ora, le criticità del quotidiano non ci sfuggono, scusatemi se mi sono dilungata, ma le schede vi potranno essere utili. Però sulla scuola
La necessità di attenersi alle regole ci ha sempre portato a ragionare che l'unica regola che ci interessa è quella, è la Costituzione italiana. E i diritti legati alla scuola sono diritti orientati costituzionalmente. Quindi l'armonizzazione del bilancio, i vincoli, le difficoltà ovviamente non possono fermare la nostra azione. Credo che questo sia un obiettivo trasversale in questa città. Così come trasversale il bisogno di una politica che la smetta di produrre spot sulla scuola, penso al decoro, alle scuole belle, e invece al contrario utilizzi i comuni come interlocutori diretti per conoscere quali sono le criticità. Alan Turing, un bellissimo film di qualche anno fa, diceva: sono coloro che non immagini possano fare certe cose, a fare cose che nessuno immagina. Io credo che il Comune di Napoli è riuscito a fare cose che in quel contesto nessuno immaginava riguardo alla scuola. Grazie.